Buongiornissimo! Caffè. Non è vero, non l'abbiamo ancora preso! Buongiorno! Giorno 2. Questi Due. sono. Tirate il bignè. Questi sono gli outfit of the day. Anche con ciabatta of the day. Guarda che combinazioni di colori! Sì. Niente, questo è il secondo giorno. Abbiamo un tour guidato La parte storica di Berlino. Comunque ci tenevo a precisare della puntata precedente è che a noi ci sta piacendo tantissimo Berlino, perché non so se Questo ci mezzo questo pomeriggio. mezzo pomeriggio che c'è stato ieri, in realtà ci è piaciuto tantissimo Berlino. È solo il parco che ci è rimasto, cioè un po' rimasto Di dubbi. qua. Ma a parte gli scherzi, veramente siamo super curiosi di andare a vedere, perché Il non centro, non vedo l'ora. è una meta che volevamo vedere da tantissimo, quindi andiamo. Stay tuned. Se tu vuoi affittare una casa com'è, devi dare delle garanzie, pagare 6 mesi anticipati, devi avere qualcuno che firma per te, che tu hai messo dei soldi in banca. È come chiedere un mutuo, praticamente. Eccolo qua il caffè. Entriamo. E qua vicino c'è Oranien Kids, c'è l'Oranien Strasse, che è una strada. Questa è l'estate, eh? Sì, perché per andare verso il museo Sì. siamo passate lì e poi, visto che era chiuso, al ritorno siamo scese e Ci abbiamo siamo fatto a fatti un piedi. giro là. Ecco, lì per esempio, in quella strada lì c'è un bar all'esterno dipinto di nero con una tipo un'insegna araldica dorata, senza però niente. Si chiama Luzia, come Lucia con la Z, no? Luzia. E di fianco ne ha fatto un'altra. Luzia per esempio è un tipico luogo di incontro di start-up, di artisti, così, ed è molto carino, cioè proprio stai lì delle ore con la VLAN, con il wifi, questo è VLAN, da quel wifi lavorare, c'è proprio un fenomeno grosso che negli ultimi anni sono le giovani imprese, no? Start-up, quindi questi co-working space dappertutto e questi caffè con il collegamento veloce, che sono diventano, come dire, l'ufficio. Sì, certo. Diventano l'ufficio, per cui diciamo non hai più bisogno oggi come Beh, guarda, noi giovane, siamo freelance entrambi, quindi come giovane che lo lavora, sappiamo bene. cioè non hai più bisogno dell'ufficio per guadagnare i soldi, anzi, posto. Ma più che altro lavoriamo in qualsiasi parte del mondo, perché ormai Esatto. siamo dei nomadi che lavorano. Certo, cioè, sei delocalizzato con il tuo. Tu puoi portare, cioè quello che hai c'è nella testa Nel wifi. e collegamento e tutto caro. Certo, E quindi assolutamente. questo ti permette, che ne so, di dare una bella un'isola, cioè fuori dal mondo, ma che trovi la connessione, puoi Sì, a lavorare. posto. Ecco, quindi Kreuzberg, questa parte qua di Kreuzberg si chiama, siccome Kreuzberg era grande, era diviso col codice di avviamento postale in due zone, zona 36, che è questa, e zona 61, dove vivo io, no? In base al codice. Quindi è rimasto questo fatto del vecchio codice di avviamento postale del tempo del muro per caratterizzare una parte di Kreuzberg rispetto all'altra. Quando dice Kreuzberg 36, parla di questa zona qua, che era prima, come dicevo, più rivoluzionaria. C'erano i ragazzi, i giovani o studenti politicizzati che occupavano, facevano delle azioni anche importanti, devo dire, contro i presidenti americani, contro quello, contro lo Scià di Persia, contro il capitalismo, avevano occupato, avevano fatto un sacco di cose. Quindi 36, il 36 si diceva. Invece il 61 è più vicino al checkpoint Charlie, alla Potsdamer Platz, è un po' più tranquillo. Infatti si dice a Berlino che, adesso lo dico prima in tedesco, è 36, cioè 36, brennt, brucia, ein 61 sonnecchia. Per dire la differenza del quartiere, uno brucia e l'altro sonnecchia, però è questo qua. Questo qua è una specie di punto di incontro
degli anarchici o comunque dei no-blocks, eccetera, materiali, diciamo, propagandistici contro il sistema, contro il capitalismo. Diciamo che Berlino Ovest era circondata da 150 km di muro e per uscire o entrare c'erano 8 passaggi, no? Chiamati checkpoint, di cui uno ferroviario e gli altri stradali, destinati a diversi tipi di utenze. Diciamo, questo qua in particolare era riservato solo ai cittadini dell'Ovest, della Germania Ovest, che volevano entrare a Berlino Est. Quindi c'è un cittadino di Norimberga o di Colonia che voleva visitare un parente che è rimasto a vivere, a vedere, entrava di qua, a piedi. Erano aperte le frontiere, sì. C'erano dei permessi. Beh, per chi entrava, sì. Quello dell'est, questo. E questa zona è stata, come anche a Londra, i famosi docks, no? Sul fiume, che erano i vecchi, quelli erano depositi, no? Praticamente, di merci, di mercanzie, no? Negli ultimi anni sono stati trasformati in luogo, questo è il luogo del lifestyle per eccellenza, perché qua hai Universal Studio, la casa discografica, lì viene affittato per sfilate di moda, eccetera. Quello che vedi là, che sporge bianco, è Now, un hotel lifestyle dove puoi noleggiare al concierge le chitarre, la batteria, c'è la sala di incisione, puoi incidere un CD a Berlino. Fantastico. Da serie di artisti dopo la caduta del muro per preservarlo dalle demolizioni, perché diciamo il paese aveva fretta di dimenticare il passato, di togliere tutti i simboli dell'oppressione, certo, del sistema totalitario comunista, e quindi hanno detto il muro deve sparire. Qui invece gli artisti hanno detto un momento, no, ma un pezzo deve rimanere, e quindi lo dipingiamo e non smontano. Dentro, ah, okay, la Germania dell'Est, per dire, se abitavi a Berlino Ovest, noi siamo in questa zona qua. Qui? Ok. E se abitavi a Berlino Ovest, se volevi andare nel tuo paese, dovevi in macchina, in automobile, dovevi almeno attraversare 150 km di un paese straniero, della Germania Est, qua uno strano. Da motocicletta praticamente, due cilindri raffreddati ad aria, curva a miscela, e quindi per renderle più leggere le facciamo di plastica. Jim Avignon. Quando c'è stato il rinfresco dei murales per l'anniversario, hanno rinfrescato tutti i murales, solo un artista, cioè questo, si è rifiutato di rinfrescarlo perché ha detto che la realtà di adesso è molto diversa, e quindi ha scelto di fare questa versione della Berlino moderna, partendo dagli speculatori, perché infatti, come abbiamo visto, la zona è in costruzione, ci sono tantissimi imprenditori che stanno costruendo
nuovi edifici da niente, stanno buttando giù anche il muro di Berlino perché il muro di Berlino è proprietà privata dei diversi lotti. L'hipster, questo è sempre un imprenditore, il turista ubriaco vicino al ponte dove ci sono gli spacciatori, cioè che porta la zona dove noi viviamo e quindi ci stanno gli spacciatori, e la zona dei club con appunto il DJ fatto di acido. Passiamo oltre. Bellissimo. Ti ho scritto lo sconsiglio per la tua salute, pausa. Lo dico molto bene. Okay. Perché tutta quella roba che vedi bianca, che sembra formaggio, non è vero formaggio. Che cos'è? È pseudo formaggio. Allora, siete che butte questa. Bello? Yeah. Che cos'è? L'augur è molto forte. Sì, un tipo l'ho fatto con latte in polvere, una cosa artificiale. Ah. Che ti dà una pesantezza, ti rimane. Beh, è buono a sapersi, grazie. Classico punto di incontro uh-huh. Gli appuntamenti della Berlino Est, ci dà sempre appuntamento. Ci vediamo all'orologio. All'orologio, perché questo orologio qua è praticamente il GMT universale. Questi sono i simboli dei vari quartieri di Berlino. Il nome Köln è il simbolo dei quartieri. Dove ci sono adesso? Palazzi nuovi di Potsdamer Platz, qua al centro Sony, eccetera, eccetera, c'è solo un prato e qua ci tenevano un mercatino dell'usato, sabato e domenica, e ci facevano i concerti, per esempio i Roger Waters, The Wall, oppure i Pink Floyd, e questa è tutta zona di pertinenza del muro, No Man's Land, tra i due muri, un muro è qua e l'altro muro è qua. E i muri passano così, a un certo punto inglobano la porta di Brandeburgo dentro il muro, rimane isolata, e quindi i cittadini dell'est si fermavano qua, non potevano avvicinarsi alla porta, i cittadini dell'ovest si fermavano da questa parte, la porta è rimasta 28 anni isolata. Questo edificio qua ha uno stile completamente diverso rispetto al Palazzo Reale, perché si volevano distinguere e quindi si sono ispirati all'età dei comuni italiana, cioè si ispira al gotico lombardo, quando in Lombardia combattevano Federico Barbarossa. Quindi diciamo San Nicola è la chiesa più antica di Berlino, 1245 così, era cattolica, poi è stata
trasformata in chiesa protestante luterana dopo la riforma. Dei commercianti, insomma, piccoli pescatori fondano Berlino. Di fronte a noi 100 metri al di là del fiume, sull'isola in mezzo al fiume fondarono Colonia, quindi la città si chiamava doppia città Berlin-Köln. Quindi per un bel periodo c'era un ponte di legno con un municipio al centro, con due porte, entravano una parte o dall'altra e dividevano le spese. E non avevano nessun signore, era tutto democratico, quando dovevano decidere, decidevano tutti insieme. Fino a quando è arrivato questo Alberto, detto l'orso, che ha piazzato i palloni e ha detto adesso andiamo avanti, siete tutti cittadini miei, e siete tutti sudditi, e questa si chiama Berlino e basta, quindi sparita Colonia. Da provare con la salsina. Puoi prendere. Eccolo lì. Non sono riuscito a prendere la cannellina. Se volete la patatina, c'è anche la patatina. Grazie che mi ha fatto. Comunque siamo, come si chiama? A Potsdamer Platz. No, però come si chiama questo mercatino? Mercatino di Potsdamer Platz.
Ma no, non c'è fuori campo. Winter Market di Potsdamer Platz. No, Winter Welt Potsdamer Platz, che è un mercatino ancora in allestimento dove ci sono tutte cose tipiche tedesche. Kartoffel, che poi alcuni ci hanno scritto sopra, noi diciamo kartoffel, probabilmente sbagliamo noi, ma c'è scritto kartoffel e pure i pretzel, non con la P ma con la B, brezel, non so, dar chichen, birrel, e quindi forse il birrel, chi può dirlo, quindi niente, ci stiamo godendo un po' di birra. Siamo già stanche e siamo molto lontane da casa, tipo mezz'ora da casa. Arriveremo e vi faremo sapere cosa succede questo giorno. Bene, siamo giunti al termine del secondo giorno. Un po' stanche. Come potete vedere, se ieri eravamo stanche, oggi di più. Oggi siamo stremate e abbiamo veramente fatto un sacco di cose. Distrutte, siamo distrutte. O come dicono qui, distrutten. O come dicono qui, patate. Toffen. Ormai noi abbiamo capito che non impareremo mai il tedesco e quindi per noi qualsiasi cosa è kartoffen, e so già che prima o poi sbaglierò e quando invece di dire Dankeschön dirò kartoffen, lo so già. Allora, secondo giorno decisamente positivo, cioè sì, nel senso siamo rimaste veramente molto molto sorprese, cioè no, in realtà le nostre aspettative erano altissime perché noi eravamo super fomentate di Berlino, quindi abbiamo scoperto che è ancora più figo di quanto noi pensassimo, sì. Ci sono veramente tantissime cose da vedere e più le vedi e più capisci che ci sono altre cose da vedere. Sì, è enorme. È veramente qualsiasi cosa guardi. Mi piacciono i nostri calzini, si vedono. Lascia like e condividi. Metti il pollice su. A parte questo, del nostro quartiere abbiamo capito una cosa, perché oggi abbiamo avuto una guida, grazie Stefano, sei stato fantastico, grazie. Veramente è stato un piacere passare il tempo con te e ci ha fatto conoscere veramente tante cose. Lui italiano importato a Berlino perché si era innamorato di Berlino e quindi si è reinventato guida turistica qua, ed è stato veramente un piacere, ci ha fatto conoscere i lati un po' più reali, cioè nel senso ci ha fatto conoscere il popolo tedesco, cosa fa. E ma anche la parte storica, sì, sì, un'esperienza local, però anche le parti storiche, ci ha spiegato un po' come muoverci, cosa fare, cosa guardare, e poi l'avrete visto insomma. E quindi ci ha spiegato che usciti dal nostro apartment, dalla nostra accommodation a sinistra, no? Che in italiano è appartamento. Non lo so, sì, io faccio i sottotitoli per chi guarda. No, perché non so come si chiama, sì, casa, una casetta, casa. È inquadrato con la cucina, il bagno e il letto probabilmente nello stesso punto. Comunque ci ha spiegato che a sinistra no, a destra sì, sinistra no, destra sì, quindi a sinistra spaccio, a destra vita figa, bohemian, sì, sì, molto chic, hipster, eccetera, eccetera. E infatti ci ha portato a destra, ci ha spiegato come passare nelle zone migliori, come non attraversare il parco. Ragazzi, non si va nei parchi di notte. Non si va. Andate a comprare la droga di giorno. Di giorno, notte. Oh, da persona affidabile. No, ragazzi, scherziamo tanto, mi raccomando, siamo irani. E poi niente, poi io oggi pomeriggio in realtà ci siamo divise, lei è andata al Bernisch, sono andata al Gropius Bau, museo di arte contemporanea.
Io invece si legge come si scrive, non era difficile. Ok. Questo era facile. Io sono andata al Potsdamer Plaza. Plaza in spagnolo. Lì è veramente Brooklyn. È bellissimo quel posto, mi è piaciuto tantissimo. Ci voglio tornare, ci voglio provare a tornare. Perché volevo andare a vedere il museo del cinema, soprattutto anni 20. Io grandissima appassionata, infatti volevo andare a vedere alcune scenografie che erano di Metropolis o di altri film dell'epoca e purtroppo non mi hanno fatto entrare perché chiude alle 18.30 come la maggior parte delle location qua dei musei chiudono alle 18.30, però loro non intendono che tu puoi entrare alle 18.30, loro intendono che praticamente se il tour dura 2 ore l'ultimo ingresso è 2 ore prima delle 18.30, prima, quindi loro mi hanno detto che mi consigliavano vivamente di tornare domani, che è un modo gentile per dire vai via, che non sono andata tardi, erano le 16.30 massimo. Mm-hmm. E mi hanno detto che invece il giovedì stavano fino alle 20 e che era anche libero, l'ingresso era gratis, quindi mi hanno detto forse ti conviene anche perché è gratis. Io ho detto ok, ci sta. E quindi mi sono fatta un giro lì intorno, che ci sono diverse cose come Legoland e Star Boulevard, che ci sono una sorta di stelle stile Hollywood. E poi c'è il Sony Center, che è un palazzo enorme, che è la sede centrale della Sony per quanto riguarda tutta l'Europa. Comunque è una bellissima zona anche da girare così. Diciamo che mi sono soffermata più a gironzolare quel modo, poi è morto il telefono, non me la sono sentita di andare in giro perché ovviamente non saresti più tornata. Non sarei mai più tornata. Dai, va bene, allora ragazzi, noi vi salutiamo perché siamo arrivati, siamo giunte al termine. Bye. Andiamo a dormire. Un bacio. Ciao.